chiamo Giovanni D'Angelo e abito a Polizzi Generosa. Sono specializzato nella realizzazione di mattonelle fatte a mano. Adesso vi farò vedere le fasi di lavorazione. La formatura della mattonella viene fatta con una forma di ferro. Si posiziona l'argilla all'interno della forma. Facendo bene attenzione che non rimanga dell'aria all'interno. Dopo la formatura c'è l'essiccazione, che dura in genere 3 settimane, 1 mese. Dopodiché, una volta essiccati, schiariscono un poco di colore e si infornano. Nel forno devono essere disposti in modo che prendano aria, distanziati. Dopo la cottura i mattoni cambiano di colore. Preparato lo smalto, si passa alla fase della smaltatura, che è una fase molto delicata perché bisogna mettere la giusta quantità di smalto in modo che lo spessore non sia né troppo alto né troppo basso. Dopodiché si devono mettere ad asciugare per almeno 24 ore. Una volta che lo smalto si è asciugato bene, abbiamo un disegno traforato e sopra mettiamo del carbone. Poi nel forno si brucia. In questo modo io ho la traccia del disegno e posso già intervenire con la decorazione. Bisogna infornarle. Praticamente si devono disporre in queste caselle in modo che non si tocchino uno con l'altro. Nel forno praticamente c'è una vetrificazione. Lo smalto, che qua lo vedete in polvere, fonde e si unisce assieme al supporto, al mattone, a una temperatura di 920 gradi. Dopo 2 giorni fra cottura e raffreddamento, i mattoni sono pronti. Riusciamo al forno. E questa è la mattonella che avete visto decorata. Adesso vi farò vedere l'antica fornace dei miei antenati. E da questo posto faccio un saluto a Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Ciao da Polizzi. Ciao.